Buongiorno e benvenuti a questa puntata di Easy English by Mensana. Io sono Mattia, docente madrelingua di inglese presso il centro Mensana di Brescia. L'argomento di oggi sono the modals, ovvero i verbi modali. I verbi modali sono una categoria molto particolare di verbi inglesi. Sono tutti appartenenti alla categoria maggiore dei verbi ausiliari. Altri verbi che vengono accostati ai modali si comportano come se fossero modali, ma in realtà non lo sono. Vedremo oggi l'accostamento di due famosi tra questi verbi, ovvero must and have to. Must è un vero e proprio modale, e ora vediamo come si comporta. Must è usato per esprimere obblighi che derivano dall'interno, cioè obblighi che appartengono alla persona che parla, oppure si tratta di necessità, quindi qualcosa che si deve per forza fare, altrimenti ci potrebbero essere delle conseguenze anche parecchio sgradevoli. La frase d'esempio è abbastanza chiara: you must obey the law, ovvero devi obbedire o dovete obbedire alla legge, o la legge va rispettata, in una traduzione più libera. Si usa anche questo modale per fare deduzioni e per trarre conclusioni. È usato nell'ambito anche poliziesco, dei detective, quando si trovano delle tracce di un delitto oppure delle prove che collegano una persona a un qualcosa che è successo, si usa il verbo must. La frase d'esempio, spero che sia abbastanza chiara: he was here yesterday, so he must know something. Ovvero, lui era qui ieri, quindi deve sapere qualcosa. Questa frase sottintende che qualcosa sia effettivamente successo. Quella persona era lì, presente, e quindi qualcosa deve per forza sapere. Vedete che qui non c'è nessun dovere, nessuna necessità. È semplicemente una conseguenza logica dovuta all'avvenire, allo scorrere dei fatti. Si usa solo in frasi al presente, quindi lo troverete solo nella sua forma base, must, fine. Oppure in frasi ambientate nel passato, che però hanno un'accezione futura rispetto chiaramente a quel passato. We knew we must fight to survive, cioè noi sapevamo, in italiano lo tradurremmo con un condizionale passato, che avremmo dovuto combattere per sopravvivere. Quindi era una necessità, un qualcosa che stava avvenendo, che sarebbe dovuto accadere, però nel passato, che al presente non ci riguarda più, quindi un'azione terminata. Must desidera dopo di sé, quindi vuole essere seguito, dalla forma present oppure past infinitive del verbo principale, quindi del verbo che effettivamente descrive l'azione. Chiaramente, come tutti i verbi ausiliari e quindi di conseguenza tutti i verbi modali, non vuole la presenza di altri verbi modali o ausiliari all'interno della stessa frase. I see her signature, she must have been here. Quel have been non è un present perfect, può sembrarlo, ma se ci fate caso la differenza è che qui have been non è preceduto da un soggetto ma da un verbo modale. Questo è un past infinitive oppure perfect infinitive, e si usa per definire un'azione che dipende da un verbo modale, la quale è terminata, oppure che non può più avvenire. Questa forma si usa solitamente per esprimere rammarico, rimprovero, o per fare ipotesi impossibili, oppure per definire, appunto, in modo più semplice, un'azione i cui effetti si sono già esplicati e quindi esauriti. La forma negativa di must, ricordate, must impone un obbligo. Quindi la sua forma negativa impone chiaramente un divieto. You mustn't drink if you are driving. Ovvero, tu non devi bere se stai guidando, perché è appunto
potrebbe essere molto pericoloso. È un vero e proprio divieto di legge, il codice della strada lo prescrive. Vediamo il secondo verbo, have to. Have to non è un vero e proprio modale, ce ne accorgeremo soprattutto perché vuole il present infinitive ma non vuole il past, e per formare la propria negazione o la propria forma negativa richiede l'utilizzo di un verbo ausiliare. Sapete che gli ausiliari non desiderano la presenza di altri ausiliari nella stessa frase. Si usa per definire, per descrivere imposizioni o obblighi che sono esterni rispetto a colui che sta parlando. We have to wake up early tomorrow. Cioè, noi dobbiamo farlo. Non è un obbligo o una necessità che abbiamo, semplicemente è un obbligo che viene dall'esterno, può essere perché abbiamo un contratto, un orario di lavoro e quant'altro, e quindi dobbiamo svegliarci presto. Vuole appunto l'utilizzo di do, did oppure will alla forma futura per formare le domande o le negazioni. Come vedrete qui nell'esempio, will she have to stay for long? Cioè dovrà rimanere qui per molto. Oppure did they have to call you at this hour? Dovevano proprio, erano proprio obbligati a chiamarti a quest'ora di notte, quindi sottinteso ci hanno disturbato. E ricordate, molto molto importante, siccome must esiste solo nella sua forma al present infinitive, non ha, quindi la forma base, la prima colonna, non ha altre forme, quando parliamo di obblighi al passato, quindi laddove noi useremmo il nostro past simple, dobbiamo utilizzare il past simple di have to. In questo caso have to perde il suo significato di verbo che definisce obblighi derivanti dall'esterno e assume invece il significato che ha must, però al passato. Stessa cosa al futuro, per obblighi futuri they will have to e così via. Il verbo che segue to è sempre un present infinitive, mai qualcos'altro. Se il video ti è piaciuto, lascia un like, iscriviti al canale e non dimenticarti di passare a visitare i nostri social che trovi in descrizione e il sito www.mensana.info. Farewell!